Ciao ragazzi, oggi voglio farvi vedere come si fa a calcolare la derivata di seno di x sfruttando la definizione con un procedimento che probabilmente è diverso da quello che trovate sul vostro libro di testo. Però prima di farvi vedere lo svolgimento dell'esercizio che vi propongo, vorrei invitarvi a visitare il mio blog di matematica gratuita, in cui troverete diverso materiale didattico a disposizione degli studenti, il matematto.blogspot.it e iscrivervi al canale YouTube al quale siete in questo momento collegati. Andiamo avanti, vogliamo vedere come si fa a calcolare sfruttando la definizione la derivata di seno di x. Sappiamo che la derivata di una funzione è uguale al limite per h che tende a 0 di che cosa? Della funzione calcolata in x più h meno f di x fratto h. Questo si chiama limite del rapporto incrementale. La derivata è questa se questo limite esiste ed è finito. Quindi, prendendo in considerazione come funzione seno di x non ci rimane che applicare la definizione, quindi la derivata del seno è uguale al limite per h che tende a 0 di seno di x più h meno seno di x tutto diviso h. Adesso questo numeratore, ragazzi, possiamo riscriverlo sfruttando una formula di Prosteferisi. Quindi abbiamo il seno di x più h meno il seno di x. Cosa dice la formula di Prosteferisi? Questo lo possiamo riscrivere come limite per h che tende a 0 di che cosa? Linea di frazione, sottoscriviamo h, due volte il coseno della semisomma dei due argomenti, quindi il primo argomento è x più h più il secondo argomento x diviso 2 per il seno della semidifferenza dei due argomenti, quindi il primo argomento è x più h meno il secondo argomento diviso 2. Ecco, il limite lo possiamo riscrivere così, uguale al limite per h che tende a 0, abbiamo h e sopra scriviamo 2 coseno di 2x più h diviso 2 per il seno di h mezzi uguale al limite per h che tende a 0. Adesso riscriviamo questo rapporto in questo modo per mettere in evidenza una certa struttura in modo da poter utilizzare poi un limite notevole. Quindi riscriviamo il limite in questo modo, portando h, questo h qui, lo scriviamo in questo modo. Lo mettiamo sotto il seno di h mezzi perché è più comodo e adesso lo capirete meglio, ragazzi. Qui adesso posso dividere per 2 il denominatore e dividere per 2 il numeratore o moltiplicare per un mezzo, la stessa cosa. Quindi che cosa succede? Che questo 2 e questo 2 vanno via e rimane limite per h che tende a 0 di coseno di 2x più h fratto 2 per seno di h mezzi diviso h mezzi. Adesso cosa possiamo fare? Possiamo riscrivere sopra, ragazzi, quindi permettetemi di cancellare e notiamo che abbiamo a che fare con il limite di un prodotto, cioè il limite di che cosa? Di coseno di 2x più h diviso 2 per il seno di h mezzi diviso h mezzi. Sappiamo che il limite di un prodotto è uguale al prodotto dei limiti, quindi uguale al limite di coseno di 2x più h diviso 2 per il limite di seno di h mezzi diviso h mezzi per h che tende a 0 per h che tende a 0. Adesso, ragazzi, faccio notare come questo limite sia riconducibile ad un limite notevole, quindi con una sostituzione h mezzi lo chiamiamo z, quindi il limite diventa limite di seno di z fratto z. Come la variabile adesso è z, non più h, z a cosa tende? Se h tende a 0, sappiamo che z è uguale ad h mezzi, quindi se h tende a 0, h mezzi tende a 0, quindi z tende a 0. E dunque questo limite fa 1, perché è una nostra vecchia conoscenza. Quindi il limite che io ho riquadrato in rosso fa 1. Fa 1 e pertanto possiamo scrivere limite per h che tende a 0 di coseno di 2x più h fratto, qui la linea di frazione è soltanto dell'argomento diviso 2. 2x più h tende a 2x. 2x più h fratto 2 tende a x. Quindi questo limite fa coseno di x. Grazie per l'attenzione e alla prossima volta. Ciao!